Hello guys, come promesso vi porto il commentary in italiano della finale del YCS Dortmund. Siamo qui, best of 3, due per di velocità, con Ricca contro Vanquish Soul. Due deck che abbiamo già visto, uno in top 8, uno in top 4, e vediamo che cosa combinano l'uno contro l'altro. Quindi vediamo che inizia per primo, sembra che inizi Ricca. Sta guardando molto le carte, sì, questo aspetta. Inizia con Primula, che non fa niente. Lei entra special se viene tributato un mostro, quindi normal sprecata tra virgolette. Quindi una partenza un pochino storta, diciamo. Evoca special Mudan, tributando appunto Primula. Sulla special aggiunge una magia o trappola Ricca. Non siamo ancora lockati in nulla. Per adesso non siamo lockati in pianta. Vediamo che cosa vuole aggiungere. Può aggiungere la moda, può aggiungere direttamente la terreno e decide di aggiungere moda, quindi non vogliamo ancora loccarci in special solo di pianta. Arriva subito Liliborea, target Primula, attiva l'effetto di Liliborea, manda per costo Primula per aggiungere magia o trappola Therion e aggiunge il disco Colosseo, che è il target classico. Attiva disco Colosseo, aggiungerà il Regulus 99%. E vediamo come continua. Ancora vi ricordo, non siamo loccati in niente. Subito Link 2. Arriva stavolta Gelsomino, attiva Regulus, ragazzi, scegliendo come bersaglio Liliborea, e arriva il DD Crow che sarà inutile. Inutile perché una volta che Regulus ha scelto il target, anche se il target viene rimosso, Regulus entra comunque. Quindi un DD Crow, ragazzi, utilizzato e sprecato. Quindi ci potrebbe essere magari una Trust, una TTT anche da parte Julius. Un'interruzione buttata un po' alle ortiche per Lucas, un'interazione Mari non conosceva, però errore gravissimo. Arriva moda Ricca senza tributare niente, quindi verrà aggiunto solo un mostro Ricca, e arriva la principessa, evoca special di principessa e attiva Gelsomino, che può offrire come tributo un qualsiasi mostro pianta. Non so se deve puntarlo per forza. Comunque offre un tributo mostro pianta per evocare un altro pianta al deck, e porta il bocciolo di fuoco che tributa un qualsiasi pianta stavolta. Tributa Gelsomino per arrivare al Loci che inizia la nostra combo, protetta da un Regulus, quindi spot solidissimo per Julius. Arriva il Dryas, stato linkato ovviamente con Loci, aggiunge la magia che poi gli permetterà di portare da deck il Sunseed gemello. Mi sembra, non mi ricordo bene come si chiami le carte, ragazzi. Gli effetti li so, ma non so le carte. Quindi questo qui entra, porta l'attiva, porta da deck il Sunseed gemello e perde 1000 life points e guadagna 1000 life points per l'albero. Qui proccano sia il gemello che l'albero. Gemello c'è Link 1 che evoca dal cimitero il giallone, il Loci, e Dryas c'è Link 2 che porta da extra deck il Liler, come abbiamo visto nel game precedente. E questa è la combo. Arriva il DD Crow che sceglie come bersaglio il Loci, che quindi non potrà essere rievocato, però c'è questo Regulus che può proteggerlo. Gravissimo l'errore di non fare DD Crow in anticipo sul Regulus, potrebbe costargli la partita perché questo Regulus è pronto a negare nel caso in cui il Loci sia un pezzo importante. È un pezzo importante e nega con successo, quindi rientra il Loci, entra Liller da extra deck per l'effetto di Dryas. E qui vi ricordo ancora, non siamo bloccati in niente. Arriva il Link 2. E entra il Link Silvano. 1003, come sempre. Vediamo quanto hitta. Non hitta niente stavolta. Non hitta niente, quindi hitta solo Magia Trappola. Può ancora modulare i livelli volendo. Scegliamo il bersaglio, quello sembra un livello 4. E entra Strenna. Qui Strenna può... Quindi ha modulato i livelli dei due mostri che punta, li ha fatti diventare entrambi dello stesso livello del mostro scelto come bersaglio, che era livello 4. Qui Strenna può riaggiungere al cimitero un pianta o una carta Ricca. Vediamo cosa sceglie di aggiungere. Stacco un materiale e riaggiunge in mano da cimitero. Cosa aggiungerà? Sta pensando molto. La norma è già andata. Riaggiunge Mudan, quindi follow up, scusate, moda Ricca. Quindi follow up per dopo. Arriva Link 3. Che sceglie come bersaglio questo qui non mi ricordo come si chiama, un Avalon. Comunque sceglie come si fa con un mostro Link pianta, almeno due mostri pianta di cui un mostro Link se non sbaglio, e riporta al cimitero il Loci. Arriva la Quasbell, terza interruzione,
un'interruzione anche se è stata sprecata, quindi diciamo seconda interruzione, rimaste solo due carte in mano a Lucas. Abbiamo volendo la principessa pronta per negare, nega tributando Strenna, quindi entra il Loci, viene attivato l'effetto di Strenna, evoca da extra Xyz l'Hyperion e appiccica sotto Strenna come materiale. Adesso qui questo Hyperion per adesso è solo Negate mostro, ma nel caso in cui ci sia un'altra magia potrebbe diventare anche Negate di magie, perché infatti attiva Trust e Hyperion nel turno del giocatore che l'ha giocato, quindi nel turno del proprietario di Hyperion, quando attivi una carta puoi appiccicare sotto un materiale una carta dello stesso tipo, e invece nel turno dell'avversario fa da negate staccando il materiale appropriato per quella carta, quindi adesso può appiccicare una magia sotto e il turno dell'avversario così potrà negare o l'effetto di un mostro staccando Strenna o l'effetto di una magia staccando TTT. Vediamo Trust e cosa setterà, probabilmente la straricca, no, non setta la straricca, setta spolverino, la straricca ci potrebbe comunque essere, però dice non ho mostri ricca sul terreno, quindi la straricca serve a poco o non ci serve, forse ce l'ha di là. Comunque ovviamente tutte le carte ricca, se non c'è un mostro ricca a terra, sono più deboli. Principessa non si può attivare, per esempio non abbiamo accesso a Concon. Entra il Ferrir, vi ricordo solo tre carte in mano a Lucas. Ferrir che può rompere questa board perché il rimbalzino di Baglanzer è inutile contro Ferrir. Attiva l'effetto per aggiungere. E arriva il droplet che manda di costo il Discolosseo per negare e dimezzare questo Ferrir. Attiva Stack Your Soul, viene negata, l'altro Ferrir è già... lo conosceva, quindi era l'ultima carta, la carta rivelata era Ferrir, quindi a posto così, finisce così questa partita, molto molto rapida, decisa da un di Crow molto 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 infelice di Lucas. Comunque sarebbe potuta comunque essere finita in una sconfitta, però di sicuro quel di Crow è stato pesante, molto molto pesante, e gli ha fatto davvero 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 male a Lucas. Vediamo, parte Lucas, parte con Stack Your Soul, rivelando terra, quindi entra il Caesar Valius, quindi abbiamo già, spero per lui, accesso a un Raizen in mano. Attiva, e invece no ragazzi, va di Link 1 e raggiunge Caesar Valius, quindi non abbiamo accesso a Raizen, né a Medlov, né a nulla e nulla. Settate due carte però. Vediamo se ci sarà... un Imperma, un Floodgate qualsiasi, gioca, esatto, Der Can Be è la carta perfetta per Vanquish Soul, sono tutti tipi diversi, è la carta che fa di sicuro più male a Rick Sun Avalon, che passa il turno così, sembra che abbia passato il turno così. Entra Caesar Valius con l'effetto di Rock of the Vanquisher e picchia questo bocciolo, 3000 danni fatti, arriva Lili Borea, scegliendo come bersaglio Loci. Comunque nessuna partenza ancora pescata Luca. Lili Borea manda se stessa per raggiungere di nuovo il Discolosseo. Che poi ci andrà a raggiungere di sicuro il Regulus. Vi ricordo che il Regulus, come tutti i Darion, mentre è equipaggiato con un altro mostro Darion, guadagna 700 attacco, oltre a guadagnare gli effetti. Quindi questo Regulus è un 3.500 al momento, se non sbaglio. 2.800 più 700, yes! E può picchiare questo Caesar Valius. Non può picchiare Rock of the Vanquisher. Come non detto, Book of Moon su questo Regulus. Che può negare. Può negare, sì. Però diventa un pezzo piccolino. Comunque può essere protetto dal Discolosseo. Quindi può rimanere in piedi ancora per un po'. Arriva la Prosperity. Che penso debba essere assolutamente negata. Questo Regulus e arriva il Borgar, quindi c'è anche il Borgar, si inizia a picchiare, sono tutti 2.500 più 3.000, game 1 e game 2 velocissimi in questa finale, molto 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 veloci, ma qui non ci sono state interruzioni a parte ricca, c'era poco poco da fare. Der Can Be può essere game winning play contro Vanquish Soul, stavolta però parte ricca per primo. Parte ricca per primo, ho visto bene, setto 2 passo pesantissimo, ma cosa succede in questa finale? Back to Edison, sembra.
Quindi qua Vanquish potrebbe portarsela a casa, così, a caso, entra il Rezen, attiva il suo effetto, quindi abbiamo anche lo starter da parte di Lucas. Arriva però Droplet che scarta mostro molto molto rilevante, perché Vanquish normalmente potrebbe evitare certi effetti attivando l'effetto un altro Vanquish dalla mano per rimbalzarsi il Razen. In questo caso non può farlo perché non può rispondere con gli effetti dei mostri. Quindi questo Razen è dimezzato. Arriva però Stake Your Soul per evocare da deck, ma arriva la risposta. Arriva Ash. Quindi Lucas di sicuro si trova comunque in una posizione di vantaggio, visto che l'avversario non è riuscito a partire. Decide di andare per Rock of the Vanquisher, porta Medlov, Medlov che potrebbe tutorare tranquillamente un... decide di tutorare il Rebornino anziché il Book of Moon. Qui il Book of Moon contro una mano come quella di Julius, che era senza partenze, sarebbe stato secondo me un pochino più forte. Invece decide di andare il Rebornino, potrebbe andare quindi per follow up oppure per un Xyze 4. In questo spot secondo me ha molta più value la rapida, però vediamo cosa decide. Decide di andare per uno Zeus. Picchieretto Zeus con 4 materiali, comunque una play rispettabile, molto molto forte, però non setta niente. Arriva la lastra ricca che vi ricordo non permette a Zeus di attivare gli effetti per questo turno. Può incatenare Zeus, ma che pro? A che pro incatenarlo quando... non pulisci niente, pulisci solo il tuo link 1. Pesantissimo, vediamo se Julius è riuscito a pescare uno starter e non ci sono mari interruzioni da parte di Lucas. Altrimenti penso che ce l'abbia, perché se no non fai la lastra ricca. Arriva la moda ricca per aggiungere il pedalo, quindi abbiamo uno starter, un simil starter. Non abbiamo il Loci, però abbiamo qualcosa perlomeno per partire. Passa l'effetto del pedalo ricca. Sembra che sia passato, quindi da adesso in poi siamo bloccati in pianta. Aggiungiamo, vediamo quale mostro ricca. Arriva la principessa, senza dubbio molto molto forte. Quindi negate per dopo, negate anche per adesso. Arriva il link 1, l'alberello. Alberello che, vi ricordo, se non è stato fatto col giallone non aggiunge la magia da deck. Però ha ancora l'effetto che quando picchia... cioè se perde life points guadagna e poi evoca da extra deck, quindi sono body gratis. Picchia Zeus, prende 3000, riguadagna 3000, evoca da extra deck l'healer, come sempre. Quindi entrerà questo healer, che guadagna, fa guadagnare altri 300 life points a Julius. E abbiamo questi due body. Possiamo picchiare anche la roccia, perché la roccia, vi ricordo che non può essere picchiata. Sei costretto a picchiare il mostro Vanquish, con più, il mostro sul terreno con più attacco, solo se controlli un altro mostro Vanquish Soul sul terreno. Quindi puoi picchiare la roccia tranquillamente in questo spot. Quindi abbiamo tolto anche parecchio follow up da Lucas. Abbiamo due body a terra. Abbiamo anche la principessa, quindi abbiamo un altro body assicurato in mano. Entra la principessa. E con questo siamo anche protetti da eventuali entrap, volendo. Entra il Gelsomino. Gelsomino tributa per evocare da deck. Evoca il bocciolo e qui riportiamo il Loci, ragazzi. Rientra Loci. Link 1. Qua iniziamo con la full combo, ragazzi. Se non ci sono entrap... c'è già stata la battle, per fortuna. Per Lucas. Fortunato Lucas. Però comunque qui entra la full combo. C'è il link sempre... con la magia porta i gemelli, c'è il link 1 Dryas, c'è il link... no, c'è il link 1, scusate. I gemelli, c'è il link 2 Dryas. Arriva il DD Crow, stavolta tirato bene sul Loci. Non ci sono mostri ricca sul terreno, quindi non puoi negare con principessa. Lealer non si può linkare. Per linkare Lealer vi serve... ok, porta comunque... di Dryas. Arriva anche la Trust, carta prevedibile, visto che ha briccato prima Julius, quindi TTT Trust, però ha deciso comunque di giocare quel DD Crow, perché dice, vabbè, peggio se c'è quel Loci in giro che inizia a rimbalzare le carte. Arriva però la TTT, TTT guardo mano, rivela
Ho visto un Rysart, ma cos'è l'altra carta? Stake Your Soul, Yeager Lucas, sì, lo so, devo rimischiare questa. Quindi ha fatto quella giocata Lucas, perché aveva la ripartenza per dopo, perché Stake Your Soul con un fuoco porta appunto il Raizen, però adesso non abbiamo più accesso all'engine in nessun modo, abbiamo solo questo Zeus che dubito riuscirà a sopravvivere a questo turno. Arriva il Link 2 e arriva il... arriva appunto il Link Silvano che è 1003, hit anche 1, non troppo rilevante l'hit, cioè abbiamo comunque un livello 8 al cimitero se non sbaglio, il Therion, dovremmo avere il Therion pianta al cimitero, quindi abbiamo un livello 8 da copiare, abbiamo anche un livello 4 di sicuro da copiare. Decidi di copiare il livello 4. Sembra abbia deciso di copiare il livello 4. Wait. Come? Come? Scusate. Non si posso... Ah, no, ok. No, si posso linkare. Ok. Quindi non copia il livello, linka. Quei due mostri non sono stati evocati dal Silvano. Quindi è tutto regolare. Un attimo mi era venuto il dubbio. I soliti mostri che stanno lì sotto li evochi con Link 2 Silvano. Ma stavolta è un semplice Link 4 che rimbalza Zeus. Paga 3000 life points, ma non è un problema. Sappiamo che ha una carta in mano morta Lucas. Abbiamo un rimbalzino di Backlancer. Abbiamo un negate di effetto mostro che possiamo negare con l'altra Ricca Princess. Quindi in realtà quest'hit è stato rilevante, perché abbiamo adesso una Ricca Princess a terra che ci permette di negare l'effetto di un mostro. Abbiamo questo Rysart che non serve a niente. Concede così, non sappiamo cos'altro c'era in mano. Ma abbiamo il neghetto, abbiamo il rimbalzino. E finisce così questa finale, ragazzi. Ricca se la porta a casa. È il deck di nuovo, uno dei deck più forti d'Europa, ragazzi. Questo Ricca ve lo dovete imparare. Vi dovete imparare gli effetti, perché, ragazzi, ha vinto due europei, ha vinto anche il YCS. Ve dovete rassegnare, dovete capire che fanno ste carte Ricca. Ve dovete leggere, hanno 46 effetti, lo so, però vi tocca impararveli. E niente, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, like, commento, link in descrizione, codice sconto 25, fantasia, eccetera, tutte queste belle cose lo sapete. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.